Salve a tutti, io sono John Bauer e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare volevo ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete il link per seguirmi sui miei due profili Instagram, sia quello dedicato al canale sia quello mio personale. Inoltre sempre in descrizione troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno gli spoiler. Detto questo direi di iniziare subito con il video di oggi in cui andrò a fare la recensione del film d'animazione del 2021 Vivo, disponibile su Netflix. Non avevo sentito parlare di questo film prima della sua uscita su Netflix, ma sfogliando il catalogo ed essendo un grandissimo appassionato dei film d'animazione, ho deciso di vederlo e dopo averlo visto posso dirvi che è sicuramente un buon film d'animazione, ma purtroppo, e sottolineo purtroppo, non ottimo, per un motivo semplicissimo: la parte centrale. Vi dico questo perché i primi 15-20 minuti di questo film sono fantastici, sono grandiosi, davvero, brividi e pelle d'oca. Ma poi il film decide di fermarsi, decide di fare un passo indietro piuttosto che andare avanti e decide di diventare un film prevalentemente per bambini e per ragazzi più piccoli. Questa è una scelta che posso capire, che posso comprendere, ma che purtroppo in questo caso non condivido. Per un motivo semplicissimo, perché se il film avesse continuato e proseguito sulla stessa scia dei primi 15-20 minuti, io vi starei parlando del miglior film d'animazione di quest'anno. Vi starei parlando di un film d'animazione migliore di Luca, migliore di Raya e l'ultimo drago, migliore dei Mitchell contro le macchine, migliore del Drago dei Desideri. Ma purtroppo non è questo il caso, proprio per questa parte centrale in cui il ritmo un po' rallenta, in cui si preferisce virare su gag comiche e divertenti per bambini e per ragazzi più piccoli, e purtroppo quei 15-20 minuti iniziali non si ripeteranno più nel corso del film, tranne che nella parte finale, perché le cose migliori, le parti migliori di questo film sono la parte iniziale, quindi i primi 15-20 minuti, e la parte finale. Mi dispiace dirvi che è proprio la parte centrale quella ad avermi convinto, diciamo, in maniera minore rispetto a tutto il resto del film. E questo è un grandissimo rimpianto per quanto mi riguarda. Ho davvero questa cosa che dovevo dirvi, ve la dovevo dire per forza, perché se questa parte centrale fosse stata dello stesso avviso dell'inizio e della fine, io davvero vi starei parlando di uno dei migliori film dell'anno, non solo per quanto riguarda il campo dell'animazione, ma proprio in generale. Purtroppo non è questo il caso, lo so, mi sto ripetendo, ma il mio rammarico, il mio rimorso è enorme. Ho un grandissimo rimpianto perché questo film aveva un enorme potenziale che ha dimostrato nella parte iniziale. E mi dispiace perché il personaggio principale funziona, il personaggio principale è davvero ottimo. Ho apprezzato il suo rapporto con lui che appunto, diciamo, lo ha cresciuto, lo ha trovato e se ne è preso cura. Qui non vi sto spoilerando chissà che, ma è proprio l'inizio del film, quindi non vi spoilerò, diciamo, cose più importanti. Poi ho apprezzato anche un altro rapporto presente all'interno del film fra il personaggio principale e un altro personaggio che arriverà durante il corso del film. Non vi anticipo nulla perché questa cosa avverrà più avanti, ma comunque ve ne parlerò meglio nella parte spoiler. Ripeto, è un peccato anche perché i numeri musicali mi sono piaciuti tutti, dal primo all'ultimo, soprattutto il numero musicale iniziale e quello finale, proprio per ricollegarmi al fatto che questo film ha due grandissimi punti di forza che sono proprio la parte iniziale e la parte finale. Ripeto, peccato per quella parte centrale perché poi arrivano anche altri personaggi un po' marginali di contorno che non mi hanno convinto appieno. E ripeto, di questa cosa ve ne parlerò meglio nella parte spoiler. Poi che altro posso dirvi? L'animazione mi è piaciuta tantissimo, l'animazione presente all'interno di questo film l'ho trovata particolarmente azzeccata e mi è piaciuta davvero tanto. Poi sì, ci sono anche delle parti interessanti anche durante la parte centrale che si ricollegano un po' alla parte iniziale e anche alla parte finale e sono anche quelle cose che ho apprezzato davvero tanto, seppur presenti nella parte centrale. Ma per il resto, davvero mi dispiace non poter dare un voto più alto a questo film perché sicuramente poteva aspirare a ottenerlo tranquillamente. Quindi è per tutti questi motivi che ho deciso di dare a questo film 3 stelle e mezzo su 5, che è comunque un buon voto, ci mancherebbe altro, però in questo caso
mi dispiace tantissimo, mi dispiace davvero perché questo film aveva un potenziale incredibile per essere un grandissimo film e invece si accontenta di essere un buon film che comunque non è male, ci tengo a sottolineare questa cosa. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi i miei prossimi video, inoltre vi ricordo di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video e per ricevere una notifica ogni volta che ne uscirà uno nuovo. E direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler voglio parlarvi sia dei primi 15-20 minuti, sia della parte finale, ma anche della parte centrale. Partendo dalla parte iniziale che secondo me è semplicemente meravigliosa. Mi è piaciuto tantissimo il rapporto e il legame fra il personaggio principale, appunto Vivo, e l'uomo che lo ha cresciuto, che lo ha adottato. È bellissima questa rappresentazione del loro rapporto, del loro legame. Il numero musicale iniziale ne è appunto un'ampia dimostrazione, una grandissima dimostrazione. Poi però accade un qualcosa che non mi sarei aspettato. Muore proprio l'uomo che si è preso cura di Vivo e quella scena mi ha fatto venire davvero i brividi alla pelle d'oca, emozioni a mille, lacrime a non finire perché è davvero una scena che mi ha colpito davvero tanto, anche per come è stata mostrata. È davvero dura da digerire una scena del genere, lo ammetto. Però è proprio qui che il film doveva continuare e osare, doveva proseguire su questa linea e invece decide di rallentare, di alleggerire un po' il tutto per non renderlo troppo drammatico, troppo serio. Ed è qui che entra in gioco il personaggio della bambina, della ragazzina, un personaggio che a tratti mi ha irritato, soprattutto per alcuni suoi atteggiamenti che comunque ci possono stare, dato che è appunto una ragazzina, una bambina, però non è un personaggio che mi ha convinto appieno, se non nelle parti in cui ci viene spiegato un po' la storia di questa ragazzina, di questa bambina che appunto non ha potuto dire a suo padre che gli voleva bene. E infatti entrambi i personaggi, sia Vivo che questa ragazzina, hanno questa cosa in comune, ovvero il fatto di aver perso una persona a cui tengono. E diciamo che è su questa base che si fonda il loro legame, il loro rapporto, che ho apprezzato, perché il film sa come creare dei legami, dei rapporti molto interessanti. L'ha dimostrato sia nella parte iniziale, con il rapporto fra Vivo e l'uomo che si è preso cura di lui, e anche con il rapporto e il legame fra Vivo e questa ragazzina. Quindi è un film d'animazione che poteva tranquillamente osare, ma ha deciso di non farlo e diciamo di tirare un po' il freno a mano, ecco, mettiamola così. Però, a parte queste cose, per il resto, la parte centrale, sì, presenta degli elementi interessanti, anche quando Vivo si ricorda un po', ha alcuni ricordi appunto della persona a lui più cara che purtroppo non c'è più, ma per il resto ci sono delle gag comiche che ho trovato poco divertenti, ecco, mettiamolo così, anche le tre ragazzine che diciamo ci verranno introdotte durante il corso del film appunto nella parte centrale, non mi hanno entusiasmato particolarmente. Sì, ci può essere anche la parte con il serpente che comunque è riuscita a intrattenermi, l'ho trovata un minimo interessante, però questa parte centrale ha l'enorme difetto, il grandissimo problema a mio parere di diciamo essere un po' troppo indirizzata ai bambini e ai ragazzi più piccoli. Lo so, ho ripetuto questa cosa non so quante volte all'interno di questo video, ma è davvero una cosa che mi dispiace perché poi mi ricollego anche alla parte finale, una parte finale che funziona benissimo, anche lì mi sono emozionato quando c'è il numero musicale finale in cui Vivo, diciamo, rivede per l'ultima volta l'uomo a cui tiene di più. Anche quella scena mi ha colpito particolarmente. Quindi il film ha un ottimo inizio con quei 15-20 minuti davvero eccezionali. Un ottimo finale con tutta quella parte finale che funziona benissimo. Ripeto, la parte centrale ci può anche stare, non è da bocciare, ci mancherebbe altro, però rispetto alla parte iniziale, alla parte finale perde tantissimo a mio avviso, se non in quei pochi in quelle poche scene in cui appunto il film torna ai primi 15-20 minuti finali e anche alla parte finale. È davvero questa parte centrale con un minimo di coraggio e di ambizione in più sarebbe stata davvero una parte centrale eccezionale, cosa che purtroppo non è stata, ma è sicuramente sufficiente. Questo ci tengo a dirlo, a ribadirlo e a precisarlo perché sono altri i film, soprattutto i film d'animazione, che diciamo falliscono dall'inizio alla fine. Non è sicuramente il caso di questo film, però per le
l'enorme potenzialità che questo film aveva, mi dispiace davvero tanto che il tutto non sia stato sfruttato appieno al 100%. Quindi, che altro posso dirvi? Un film che comunque vi consiglio di vedere perché sono sicuro che riuscirà a farvi emozionare almeno in certe scene e di questo ne sono assolutamente convinto. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!